Dei miei quattro soldati, oh Ettore, più fame che gloria questa guerra ci dà, oh Ettore, di Francia o di Spagna mercenari perché, oh Ettore, con quelli si magna e poi l'Italia non c'è, oh Ettore, non c'è. Ahimè, non c'è, e ancora a pezzi, non so perché. Marciar, 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 si va a Barletta la sfida a far. Cerchi dei guerrieri, trovi frati e biscazzieri, giri e frughi come un pazzo, trovi un... Tutto ti va storto, segui un vivo e trovi un morto, o un seguace di Allah, con sette mogli e un cannon. Devi un ladron, e guitti e santi arruolar, e poi miracoli far, mentre già rischi tanti fischi, perché se non siamo 13 la sfida coi francesi non si fa. Io grido ed insisto, su venite con me. Oh Ettore! Ma tutti col gesto mi rispondono, tiè! Oh Ettore! Mi segue una donna, ma la fuggo perché? Oh Ettore! La gloria m'aspetta ed è gelosa di me. Oh Ettore! L'onor, 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 con elmo e lancia a salvare andrò. Andrò, però, poi va, la pancia è vuota, ma il cuore no. Mangia, vedrai. Io se non mangio, sconoccio. Aspetta, aspetta! Che era? Quaglia, tordo o beccafico? Il beccafico alla salvia è saporito. Stavolta l'ho presa proprio in pieno, eh? No, in pieno l'ho presa io, era pigna, era, altro che beccafico. Oh, pigna, io quello di ieri ce l'ho ancora sullo stomaco. To, c'è giusto un pinolo a testa. Ostia che magneto. Uè, masticate piano, così non vi fa indigestione e dirò di più. Ma io dico, che bisogno c'era di spingersi tanto al sud? Poi, sono sei giorni che camminiamo per il regno di Napoli, orco can. Ma queste sono zone depresse. Guerre ce ne stanno poco, durano un mese, al massimo un paio di mesi se tutto va bene. Sono guerre ai pazienti, guerre scappa e fuga. Quando pensi a quelle belle guerre su al nord, vi ricordate le manciate a Fornovo? Ma vagliela a dire a quello, va. Boh, si sa, voi altri napoletani, lontani da casa, non ci state mica tanto volentieri, beh. Appena sentono l'odore della stalla, via come somari. Piano, piano, qua l'unico napoletano so io. Seggi la vicaria, Ettore è di Capua. E Capua dov'è che sta in Irlanda? Capua è provincia, è un provinciale. Provincia o no, quando abbiamo passato il Garigliano, avevate tutti e due i lacrimoni. Ti avanzate qualche pignolo, non promuovo stasera. Dragoni! Sto qua! Dove eravamo rimasti? Subito, subito. Quando arrivarono a Gaeta l'assedio purtroppo era già finito. Allora l'esercito comandato dalla migliore lama dei soldati di Venturi italiani, che poi sareste voi, sconfinò in Campania. Erano in cinque, andarono avanti spinti dall'avventura, dalla gloria... E dalla fame. Scrivi. Ma io vi volevo dire... Pagalo, che... scrivi. Il quarto giorno videro segni di guerra intorno alle mura di Barletta. Ma quale guerra? Ma perché quella non è guerra. Sì, sì, una guerra. Deve essere scoppiata adesso. Sarà che non ci vedo per la fame, ma stamattina non c'è. Guerra fresca, di giornata. Videro il ricco esercito francese cingere d'assedio lo stremato esercito spagnolo. E il loro capo non ebbe dubbi da quale parte schierarsi. Lo credo bene. Finalmente potremo mangiare a capo francese. Senti il cretino, senti. Quello sta dicendo che dobbiamo andare dalla parte degli spagnoli. Ah, no. Tu sarai il capo.
ma noi siamo stanchi di combattere sempre dalla parte del più debole. Graiano, che sfizio c'è a combattere dalla parte del più forte? Tu ti diverti, ma a noi piace anche vincere, né? Per una volta, facci fare una guerra comoda. Pure tu vuoi fare la guerra comoda? Beh, qualche comodità non la rifiuto. E allora scrivi. Sì, scrivi, ma io devo scrivi, chiarire. Scrivi. E fu per far piacere a quattro compagni d'arme. Quattro compagni d'arme? Quattro straccioni morti di fame che sareste voi. Scrivi. No. Che egli scelse contro la sua volontà il campo francese. Ben, come vanno le cose? Stanno trattando il prezzo. Qua il soldo è buono. Ciao, Manautro, come si vestono bene sti francesi. E le armature? Hai visto gli elmi? E le tutte roba su misura. Il maschio di cheval di Monsieur Villefort, che va combattere l'après-midi. Un peu stretto di mascella. Gesù, ma te ne corri. Mais bon, faire sur le gauche aussi. Che bella razza, sto cheval. Voulez donner à manger? Voulez donner le vin? Ah, oui? Maron! Oh, ma come uovo? Et toi, viens aller vers mille fangos sur tes pieds. Qui, moi? Tu as quelque blessure? Non, per carité. Tu as poli les mains, Villano? Oui, oui. Tu y polirais bien. Valet de pied? Oui, messire. Apporte-moi de l'eau. Vite. Sì, mi fa bere un po' a moi. Per le istrazioni come voi, c'è l'acqua di Fossi. Bravo! Vieni, bravo. Prego! Tu non ti offendi, eh? E perché mi devo offendere? Mi ha chiamato straccio. E poi l'acqua dei Fossi la fa bene alla pancia, vero? Mi vuoi fare il piacere, gran fedente, pulire stivali a questo amico mio? Je suis un chevalier français. Eh, capo. È gentile, no? E adesso scrivi, bragone. Scusane. E fu così che misero le loro spade al servizio degli spagnoli. Che sono un esercito, ci possiamo mai riuscire noi? Come posso? Non sono filosofo, cammini! Cammini! Ehi, voi! Ma dove sta le passaggi per entrare dalla porta del barletto? Derrière le bastion, là-bas! Au salut! Au pardon! Merci, merci! Faccio le guardinarie, mi pare che qua non tirano più. Ma perché non la faccio tu, scusa, ma già faccia io? Raga, lo, io devo guardare avanti. Ah, io guardo avanti. Ah. Raga, lo, come va là fuori? Tu
tutto bene? Sì, sì, va tutto bene, grazie a Dio, tutto è tranquillo. Meno male. Ah! Che succede? Hanno tirato un urinale, hanno tirato. Un urinale? Fatemi rientrare, fatemi rientrare. Guarda, 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 l'olio bollente. L'olio bollente, mamma mia. Ma non è bollente, è tiepido. Eh no, è pipì, che schifezza, pipì. Ma che fa niente che sono sti spagnoli. È, pipì, è meglio l'olio bollente, no? Eh già, perché viene a capo a me, quanto è bella che sta, tieni bene. Ne facciamo polpette francese. E prima che è più tosti. Sono più tosti. Questa torre è il punto più debole delle mura. Per gli spagnoli è un pericolo, andiamo! Indietro, italiano, indietro! Ettore, quanto sto potente che sa meglio con me! Io non combatterò! Io scrivani, io scrivani! Ettore! Uè, leva le mani da tosse a Bragalone, hai capito o no? Vizio trippe! Permetti! Sulla scala, presto! Venite con me, forza! Aspettate, non mi lasciate su! Quello il comandante. Vado a chiedergli quanto ci offre. No, no, aspetta, che là le cose si mettono male. Andiamo. Ehi, siamo amigos, lascialo a me. Da questa parte, monsieur. Ma quello chi è? Certamente... un uomo con los coglones. Via! Scendere, scendere! È chiuso! È chiuso! Arriva l'ariete! Quando dico tre, aprite la porta!
stiamo combattendo! Cuidado por ahí, cuidado! Dai, Ettore, forza! Fagli vedere come combattiamo! Portali francese! Falli correre, olè! Bravo! Ora che il momento di maggior pericolo è passato, ringraziamo chi ha voluto darci tanto insperato soccorso. L'abbiamo fatto con piacere, eccellenza. Noi ti ringraziamo, Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. I rinforzi spagnoli sono in marcia e arriveranno da un giorno all'altro. Bisognerà resistere e tirare la cinghia ancora per un po'. Ecco il vostro soldo. È parecchio, ma devo avvertirvi che non vi sarà facile spenderlo. Perché sono falsi? È una città assediata da mesi. C'è rimasto poco da spendere e poco da comprare. C'è molta fame. Vi dovrete arrangiare. Sempre dalla parte giusta ci porti tu, eh? Del resto, come vedete, io condivido le privazioni di tutta la città. È il mio pasto quotidiano. Un bicchiere di latte e un uovo. È già qualcosa. Sarete alloggiati qua sotto, nel quartiere spagnolo. Vi accompagnerà Carellario, il mio cameriere. È un bravo ragazzo, italiano come voi. Latte e uova. Sapete che sta malato, Gil? La cucina spagnola è pesante. Io mi facesse una padella alla valenziana. Il mio tesoriere, bragalo. Grazie. Ma non ci mangiamo tutti sti soldi. Facimmi una cenetta tutta pugliese in osteria locale, eh? Il tesoriere già fa l'economo. Boh, allora, quando è che si mangia? Può darsi dopo domani. Mi hanno promesso qualche capo di ranocchie e uno spicchio d'aglio. E quelli chi sono? I prenotati. Regalo, il capitano non scherzava. È vero, voglio? Ci stanno vecchi qua vicini che tengono un pezzo di pane duro. Ah, bene, dove sta? Ma non lo vende. Dice che lo lascia ai figli quando muoro. Ah. Mary è santissima, pensaci tu. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il nome tuo, venga il regno tuo, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Danci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre tentazione, ma liberati dal male. Mo si fa pure un secondo piatto. Sant'Anna Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe, Sant'Anna Maria, mandatelo pane a casa mia. Gesù, come passa il tempo? Sarebbe un grande onore per me se venite a casa mia. Certe volte qualche cosa troviamo. Qua è umido assai, e quando faccio notte, chiù è umido e chiù vengono fuori. Ma chi? Shh, chi? Ecco non. Sì, sì, ne ho visto uno anch'io. Sì, sono tanti. E salgono in villa. Fermi, eh? Ma come vanno piano? Sono l'Umec. Beh, non è il caso di approfittare, andiamo. Fa prego, la minestra dell'Umec basta lunga o brutta. Per 5, per 10 è la stessa cosa. Se insiste. Esci, esci, corna, capamma, ti scorna. Ti scorna un coppa all'asta che ti fa un figlio mascolo. Oh, cottura perfetta. La fortuna mia è che avevo da parte una bella quantità di persemmolo, perché la lumaca può anche non piacere, ma il persemmolo piace a tutti. Sì, ma se non è cucinato bene. Ah, io c'ho il mio segreto. Anche l'acqua io sola la so cucinare al punto giusto. E poi è un piatto che sazia. Per i francesi è uno dei piatti più prelibati. Li chiamano i lumacon. Sì, sì, lumacon. Lumacon? No, lumacon. Senti, ma una robina, Burdel. Stasera, del tuo capitano spagnolo, abbiamo visto un bicchiere di latte e un uovo. E allora? E allora
Dove c'è un uovo, ci deve essere anche una gallina. E dove c'è del latte, poi ben... C'è sta pure la vacca, ma il capitano tiene la sua dispensa segreta. Ah, sì? E dove? Là sopra. Porca vacca! Boia Faust. E quanti begli ovetti? No, no. Che fate? Fermi, fermi, per carità. Le uova sono segnate. Vabbè, e chi le ruba? Madonna. E mo che fate? Ve li bevite? Contale. Non ne mancherà nessuno. San Nicolo, aiutami tu. Madonna mia. Carellario! Carellario! Sì, signore. È giusto, no? Che cosa? Si chiama Carellario? Sì, signore. Carellario si chiama, no? Quadernario, Bragalò. Hai scritto? Sto scrivendo, sto scrivendo. Lo sai che stasera ti sei guadagnato un tuo piccolo posto nella storia? Io? Lo sai perché? Sì, per il tuo altruismo. Perché l'hai fatto? Vi sono visto combattere oggi. Eravate magnifica. Perché non mi picchiate con voi? Quanti anni tieni? 21. Come? Beh, 18 scarsi. Ma sono forte. Mi sfido a braccia di ferro, volete vedere? Nada vuoto, oggi sono stanca. Peccato, ma un giorno faccio pure io il soldato di Ventura. Il soldato di Ventura? Ma di dove sei? Di Barletta. Ah, Carellario da Barletta. Ti piace, eh? Aspetta un momento. Ci voleva una foglia dell'auro. Ma sei matto? Il rosmarino ci vuole. Ma no, la salvia sul maiale. Beh? Sai, stavamo proprio per venirti a chiamare. Dico, per una volta un buon pasto, ne? Un buon pasto, certo. Ma lo faremo domani. E non da soli. Cioè? Cioè che lo portiamo a casa di Carellario. Perché gli inviti si ricambiano. Specie quando la fame è tanta, vero? Va bene? Va bene. Vini di Bourgogne e de Côte-du-Rhône, Marais e Pouilly de Chavignol, Malvoisie, riserva speciale per il Duca de Nemours. Splendida idea la vostra. La Motte. Obbligarli ad assistere al nostro pranzo. Avanti, trombe, suonare, annunciare! Un piatto di cacciagione con contorno di funghetti e cetriolini. Cosciotto di capretto e le erbette della Languedoc con patatine novelle. A te sa dove andava lei? S'ha da fare un cosciotto e capretto e caoi con tutte le patate. S'ha da appilare tutto e caoi, s'ha da appilare. Pezzettino di polo con olive farcite. Oui, mi diverte molto. Anche se voi non avete l'aria di approvare, nobile Baia. Mi scusi, monsignor, ma non riesco a appassionarmi a questa esibizione. È un'inutile provocazione. Vous savez, mes amis, gli spagnoli sono a stomaco vuoto da mesi. Ormai li prenderemo per fame. E allora non è male stuzzicarli. Cinghiale giovane arrostite la pulzella d'Orléans. Inaffiato con vino rosso del Bordeaux. Comunque, a noi cosa se ne impippa? Tanto per oggi siamo a posto, abbiamo il nostro maialino, no? Uetro si è fottuto il maiale! No! Guarda, guarda! Ma dove porto? Se lo mangio lui solo! Oh, ma è uscito qualcuno della città? A questa tavola di porci ne mancava uno, eccolo! Omaggio della città di Barletta. Oh, Jean, monsieur! Che la fond, seigneur! Il faut réagir! Seguite! Attrapele! Questa fronte a me! Cugino del re di Francia! Il va payer ça très cher! Parole de la motte! Aux armes! Aux armes! Fermo la motte! Fermo! Lasciatelo andare. Ma adesso basta. Useremo altri mezzi. Ecco i risultati della vostra seconda bravata. Quel cannone può sparare un colpo ogni 3 ore, signor Fieramosca.
Finora i francesi avevano avuto scrupolo ad usarlo. Per questo i miei ordini erano precisi. Non rispondere per nessun motivo alle provocazioni. Il nostro compito è quello di resistere ed aspettare che arrivino i rinforzi. Senza far niente, vero? Assolutamente niente. Quel cannone non ammazza solo soldati, ma anche povera gente. Donne, vecchi. Non è questo il modo di fare la guerra. Andate voi a dirglielo ai francesi? Sì, ci vado io. Come farete? Vado là e distruggo cannone. Credo che questa sia la vostra ultima fanfaronata. Vi gioco los coyones. Eccellenza, ci faccia attenzione. Questa volta bisogna giocare d'astuzia, all'italiana. Ah, all'italiana? Io mi porto con me solo sto contadino, mi farà da guida. Bella mossa, furbissima! Ah, furbissima, monta a cavallo, che tu sei lo storico. No, se è per me, mi racconto tutto dopo, non fa niente. Ettore, vengo anch'io. Non voglio mica perdervi questa impresa, eh? Potreste avere bisogno d'aiuto. Ah. Regalo, allora tu rimani. Mi dispiace, ci teneva. Ne tu a me, levo mo cavallo a sotto e mi viene l'ippocondria. A te no, Romanè. Puerta, por favor. Regalo, non perdere tempo, scrive. Sta tranquillo. Faccio il riassunto delle battaglie precedenti. E qua. Da sì passano le pattuglie della cavalleria francese. Uno deve rimanere a guardarti le spalle. Se vuoi rimango io. Sì, resta tu. E resta anche tu con lui, tanto non c'è Vabbè, più bisogno di guida. Aspettiamo qua. Graiano! Eh? Quando vedi bruciare la torre, torna subito in città! Sì! È qui che si festeggiava la mietitura. Chissà. Forse un altro anno sarà tornata la pace. Un altro anno non avrai neanche più il campo se non ti fai furbo, ragazzo. Du, ma va! Du! Dai francesi. Sono loro che vinceranno la guerra. E sarà meglio per tutti e due. Per il tuo campo e per la mia borsa. Ma un signore come voi non può tradire. Tu credi? No. Munta cavallo in duma. Io non tradisco. Peggio per te. Ettore, hai già un piano per distruggere quel cannone? C'è una donna in pericolo. Ma come? Con tutti i pericoli che corriamo noi, vuoi preoccuparti delle donne? Ha detto male, Ace! In ginocchio davanti a Cattuller circasso! Appegoronati, che ti seguo al collo! O come dice il poeta, arrendete, guerrier, che sei caduto! Ma li mortacci tu, sono scivolato, che fai? Resti in piedi! Oh, ma che fai, assassino? Signore, una donna in difesa! Un gancio, un equivoco, pace, ma renno subito! Ma che bel finale, beh! Ma che vi ci ammannate voi? Ma chi siete? Il cavaliere delle cause perse? Ma come vedi un uomo che sta a menare una donna e fai subito causa comune col sesso debole, capirei? Io se fossi stato San Giorgio mi sarei messo un combutta col dragone. È la prima volta che un cavaliere mi salva la vita. È una meraviglia. Che peccato che noi siamo soltanto degli attori e stavamo provando la nostra nuova commedia. E allora? Tiempo qua. Io avevo capito subito che voi eravate. Fanfulla, questi credono che io... Sì, sì. Sono Capoccio, comico della premiata compagnia degli Allupati. Sarto in banco, sarto li banchi e sarto li pasti. Illusionista, melludo de magnà. E queste allupate signore, le commedianti, Leonora, mia nipote, Fiammetta e Stella. Fate la riverenza. Bravi. E frattanto, caro Sor Cazzeo, noi se ne andiamo al campo francese per delle rappresentazioni. Stella, attacca lo stallone. Ci avevamo un salvacondotto del duca di Nemours. Spero che anche voi ci farete l'onore della vostra presenza, però. Ma noi non siamo francesi. Maria Vergine, spagnoli. No, non siamo nemmeno spagnoli. E allora che siete?
Prova ad aprire il cervello, rifletti un attimo. Dal momento che siamo in Italia, cosa siamo? Tedeschi. Bravo, hai indovinato. Te lo dici sempre, Ettore. Te fai domande troppo difficili. Senti un po'. Hai detto che è un lasciapassare per il campo francese, vero? Sì, signore. Ma perché mi fate questa domanda, servo ognuno? No, è perché mi era venuta un'idea, però avrei bisogno dell'aiuto di tutti, ecco. Sarebbe di? Non è che vi servono altri due comici? Subito dopo scena, Duca, spareremo un altro colpo con questa nostra possente e diabolica macchina. Io penso che non c'è altra al mondo per lunghezza di tiro e rapidità. Ho messo alla torre 25 uomini armati per la guardia. E alla bocca di fuoco, due artiglieri germanici precisi come un orologio. Da questa mattina non hanno mancato un colpo. Frequenza di fuoco? Quasi miracolosa, riesce a fare un colpo ogni 3 ore. Quella torre è inespugnabile. Con un'arma così, Carlo VIII conquistava l'Italia in un mese. Je crois bien. Duca, un certo Graiano d'Asti che viene da Barletta dice di avere notizie riservate di estrema importanza e urgenza. Andiamo prima a mangiare. Lui può aspettare. Avanti, prego, sipario! Soldati di Francia, nobili campioni, lasciate star cannone e ripiate fiato tra una cannonata e l'altra. Prima il lavoro e poi il divertimento. Osservate, prego. Questo sarebbe Amir, che se decolla da sé medesimo, se svita il codogno, come sarebbe a dire la capoccia, e la deposita sul gabaret. Ali! Ma Amir la capoccia la può perdere soltanto per un momento. E vola, 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 e il cranio del teschio è tornato al posto suo che pare inchiodato. Yeah! E ancora non avete visto niente. La truppa è impaziente, Namo. Ed ecco a voi, bravi guerrieri, la bella e friccicosa Fatima, la quale prenderà posto in questa cassa, onde quarmente essere trafitta dalle vostre spade e tornare a voi più bella e più superba che pria. In cassa di Fatima. Ali. E muovete. Vado ad incassare. Chi mi presta uno spiedo, ovvero sia una spada? Grazie assai. A buon rendere. Attenzione. Beccate questa, Fatima. Oh, ammazzala. No, no. Avanti un'altra. Oh. Altre? Questa va dritta al cuore. Ecco questa. Moglie, sfondiamo il fegato. Uno, due e tre. Mi sono sbagliato. Io ho bucato il bellicolo. Niente paura, c'è un'altra spada. Non ci sono altre spade? Finite le spade. Che orrore, Fatima. E voilà. In campana vado a riaprire la cassa. E uno, e due. Meraviglia, non credo ai miei occhi. Sorti fora, Fatima. Ritorna in sé. Sorti. Eccola qua. Un applauso agli artisti e un grazie al pubblico. E da me? Soldati francesi, venite mo' dalla maga, indovine, fattichiera. Coraggio, soldati, coraggio, nella mia palla di vetro leggerò il vostro destino. Amore, fortuna, ricchezza. E adesso Amir il Grande andrà ad eseguire un mirabolante esperimento. La sparizione totale di un corpo umano di persona. C'è qualcuno che si vuol farsi avanti? Ecco un temerario cavaliere di Francia che si avanza. Bravo, monta qua su e semplice. Il tuo corpo sparirà, oblà, e tu entrerai nel paradiso di Allah. Amir, vado? Vai! Allah, esaudisci! Corpo, sparisci! E per incanto va nel paradiso di Allah. E uno. E due. E tre. E due. Nel paradiso di Allah ci capono tutti. Amir, che dice Allah? Allah ha ridetto sì. Allah, esaudisci. Corpo, sparisci. E per incanto va nel paradiso di Allah. Dove sta? Abbo, te non sia. Allah provvede.
Allà esaudissi, corpo sparissi, e per incanto va nel paradiso di Allà. C'è qualche altro soldato che vuole sparire? E tu, Saltamonte, i miei soldati, dove sono spariti? Ma nel paradiso di Allà. C'è pas vrai! Non vero! Traison! Ci hanno gettati nel fiume! Osam! Fermi! Fermi tutti! Vieni un poco qua. Anche lei, ufficiale, prego. Racconti i fatti. Il nous a mis sur le tonneau e puis boum dedans. E ci hanno gettati in fiume. Tutti in acqua. Ah, sì. E chi è sta? Lui! Oh! Non può passare come ça! È un bugiardo, ufficiale. È un bugiardo, lo sai perché? E pourquoi? Pur qua sono stati io. Osam! Merdalo! Prendilo! Un momento, ma che caspita, ma sta sempre nervoso questo! Che c'è stato lì? Vai lì! Prendilo! Allora, come si può credere a quello che affermate? Io non posso offrirvi delle prove e non so di quale mezzo si serviranno, ma conosco la loro determinazione e la loro audacia. Vi assicuro che vogliono distruggere quel cannone. Due uomini soli contro una torre 25 armati? Ma siete noi? E perché noi si dovrebbe crederci, signore? Potrebbe essere una trappola. Oui, c'est sûr, c'est un guet-apens. Io non sono un traditore. L'informazione è esatta. Proprio se l'informazione è esatta, lei è un traditore. Voi, Bayard, siete un moralista. Sì, Sua Altezza vuole degnarsi, è l'ora di puntare i cannocchiali su Barletta. Buonanotte. E se i nostri assediati stanno dormendo, avranno un brutto risveglio. Il cannone è caput! Dai. Avete preso i costumi, i manichini? E lasciate la roba, andiamo! Ma dov'è la palla di vetro? Non trovo la palla! Sì, la palla, chissà dove stai cadendo! Oddio, dimmi che si rivedremo! Cosa fai? Arrivano i francesi! A cavallo, su! Vettore! Allora, non era esatta l'informazione? Avevate ragione, Graiano Dasty, siete un vero traditore. Tu mi complimò. Se siamo arrivati tardi, la colpa è solo vostra. Siamo rimasti lì al campo a perdere tutto quel tempo. E io sono rimasto con una gran voglia di impiccare qualcuno. Excellente idea, Lamotte. Un esercizio che mi rimette di buon umore vedere impiccare qualcuno. Mi dispiace per voi. Vostra Altezza, ha sentito? Questi italiani fanno dell'ironia anche quando hanno già un piede nella tomba. Monsieur, a me mi dispiace per voi. Ma gli date da mangiare alle galline? Sì, sì, sì. E adesso che c'è? Ah, sì,
è il Te Deum di ringraziamento per la distruzione del cannone francese. Ah. Dalla riconoscenza, ringraziano sempre il Padre Eterno. Non è qua, Graiano. Gli avevo detto di tornare appena bruciava la torre. No, qua non sei più visto. Gli deve essere successo qualcosa. Andiamo a cercarlo, Bragalo. Vuoi restare qua? Non so niente, sono certo, non ho visto niente. Ma che è successo? Oh, i francesi mi sono corsi appresso, ho fatto un tempo a buttarmi a mollo. E dov'è Graiano? Chi è Graiano? Quell'amico mio, quel cavaliere italiano. Ah, voi vedete che è quello. Pensaci tu, Bragalò. Era lui quello che cercavi? Sì, sì, era proprio lui. Se so piate pure le attrici, se le so giocate ai dadi, so peggio dei turchi. L'hanno vinta la Motte, Villeforte e la Palisse. So tre diavoli quelli. Dove si trovano questi diavoli? In riva al mare. Loro sono signori, non si ammischiano con i soldati. Da che parte ci si va? E allora le pistelle? Vuoi come sono triste? E non ducca le spalle. Oh, basta miseria, Michele! Ora ci divertiamo, vedrete. Chi vince farà la prima scelta. Allora, a tua, Rico! A tua! Guarda, guarda, lo stesso manichino che usavo nello spettacolo dei comici. Ma quali comici? Che stai dicendo? Tu pensa a scrivere. Le spettacle di vostro gradimento? Più tardi ci occuperemo di voi. E vi giuro che resterete soddisfatte. Bene. E voi, superba signora, sarete del vincitore. Tutti insieme, alla come vi devo spiegare, signor Fieramosca, che gentiluomini caduti prigionieri non si possono impiccare. Sono le leggi della cavalleria. State tranquilli, signori. Voi sarete trattati secondo il vostro alto lignaggio. Non ho mai dubitato della vostra correttezza, ma le guerre dovrebbero farle solo i signori. Avete torto di servirvi di mercenari senza patria e di gaglioffi. Io terrei a freno la lingua, signore. Anche se posso capire la vostra rabbia per essere, diciamo così, caduta a cavallo. Con l'inganno? Siete a dire, che altro sanno fare gli italiani? Sono soldati di ventura, venali, ribaldi e traditori. Sono italiani, poveretti. Gli italiani saranno anche poveri. Ma non sono né ribaldi né venali. E nemmeno traditori.
Tirate fuori le spade tutti e tre quanti siete. Non si può. I cavalieri possono battersi solo con altri cavalieri. Queste Signori. Sono le regole, quindi non vi sarà nessuna sfida. Signore, i rinforzi mandati dalla Spagna sono sbarcati a Taranto e sono diretti qui a marce forzate. Dovremo resistere 3 giorni ancora. 3 giorni? Potrebbe essere la soluzione. Signor della Motte, un uomo è un uomo anche senza cavallo. Accettate la mia sfida. O sarò costretto da povero italiano a chiamarvi cacasotto. In realtà offesa c'è stata, pubblica e aperta. Gli italiani vi hanno lanciato una sfida. E ora mi viene in mente che il non raccoglierla potrebbe significare infamia per le armi di Sua Maestà Cristianissima il Re di Francia e disonore vostro, signori. Chiederò al nostro illustre avversario, il Duca di Nemours, di voler concedere una tregua d'armi per preparare lo scontro. Penso che occorreranno 3 giorni. Che ne dite? Certo che il duca concederà la tregua se è una questione d'onore. Ma non vedo come risolveremo. Sono o non sono Gonzalo Pedro de Guadarrama, reggente di Napoli e gran capitano del cattolicissimo re Ferdinando. E allora è mio diritto investire chi mi pare. Paredes, la spada. Ma io sono un uomo di penna, già diventato cavaliere pure io. A voi la scelta. Quanti cavalieri volete contro? Quanti ne siamo? Siamo belli, ah? Tento! Allora? Fra 3 giorni e il secondo venerdì di febbraio. Giorno 13, numero augurale. 13 contro 13. Questa è la mia proposta. D'accordo. Aggiungerò ai 4-9 dei miei il meglio della cavalleria spagnola. No, no. Saremo tutti italiani. L'offesa è stata fatta a noi e non agli spagnoli. 13 buffoni italiani contro 13 cacasotto francesi. Ma 13 porta sfortuna. E dove li troviamo, 9 cavalieri pazze italiani come noi? Diettatur, statta zitta. D'accordo. Come volete voi. In ginocchio. Di dove siete? Come? Dove diavolo siete nato? Ah, a capo, grido. Fiera Mosca da capo, congiungete le mani in atto di vassallaggio. Ora riceverete l'imposizione della spada sulla spalla e la bofetada. Paredes, la bofetada. A me non mi ha mai boffettato nessuno. Ma era la boffettata, lo schiaffo d'investitura, l'unico schiaffo che un cavaliere riceve senza restituirlo, è la cerimonia. Scusi tanto. Io non lo sapevo, ma certe cose si dicono lì. Vi siete fatto male? No. Avanti, Paredes. Attenti che il nobile Paredes te ne ha la mano pesante. Lui è del nord, io vengo appresso. Questa volta mi gioco lo scoglionis anch'io. Gli italiani non hanno alcuna probabilità. E a noi che importa? Basta che passino i 3 giorni. Vinci di mente a me! Alla gorge! Avete capito quanti? Fatti Dio! Secondo me è tutta scena. Lo fanno solo per impressionarci. E ci riescono pure bene, però, eh? Cittadini de Barletta, italiani, a Ettore Fieramosca gli serve un po' di gente che gli rode forte. Offrite il braccio. Non ambite all'onore de fa vetrucità coi 13? Chi è? Il laveritto, 13 porta sfortuna. Guarda, se la squagliano tutto quanto. Altri 9 matti disposti come noi a farsi sbranare da belve di quel genere non li troveremo mai. Boh, lo dico io che ci vorrebbe qui. Qui bisognerebbe chiamare Mariano da Trani. O 10 scambelli prima se ci fosse qui lui. Il nostro dramma diventerebbe tragedia. Ma per i francesi? Mariano da Trani, perché non sei qui tra noi? Perché? Perché? Ci sarà, ci sarà. C'è qualcuno che ci può dire dove si trova Mariano.
Mariano da Drama, e qua lo venite a cercare? Vuole se la Madonna che sta trovando qua, Mariannino mio, staccio sempre in giro, staccio. Chi lo chiama di qua, chi lo vuole di là, nemmeno la domenica lo lasciano in pace, con la mammarella sua. Io lo vedo una volta ogni 2 o 3 anni. Hai mi fatta fateccia. Se vi volete mettere in nota. In nota? Che nota? Ci stanno già 5 richieste davanti la vostra. La liberazione del Santo Sepolcro prima, dei turchi dopo. Ma in questo momento dove sta? È andata a uccidere il feroce Saladino. Ma la frusco, le palle a fonte! Che bottana! Il debito del gioco si paga. E la prossima volta mi butto fuori malamente, eh? Guarda, guarda. Viale da Milazzo. Se c'è lui, c'è anche suo fratello Riccio. Questi due a me non mi possono dire di no. Com'è che si chiama? Maiale Milazzo. Miale, ho detto. Ah. Mi decide di non puntare, meglio che esci. Che ci sta a fare? Tanto vince, giocate, giocate. Chi non punta contro di me, uriavolo sul portavia. Compari Fieramosca, non hai bisogno di parlare. Se finisti per la sfida da questo orecchio non ci sento. A vita privata mi sono arrivato. E campo onestamente, facendo il pescaziere. Se chi ti offesero le vostre madri e tutta l'Italia intera, non me ne fotto una minchia. Nobili ideali tuoi. Ma noi siamo venuti qui solo per fare una partitina, vero? Bene, se volete giocare. Dopo, dopo. Adesso diamo prima un'occhiata, eh? Puntare, Pecciotta, puntare! Non si vince né con gli occhi né con la fantasia. Sopra 10 vince lo banco, sotto 10 vince lo branco. 12, o banco vince. Amonenne, puntare. Chi non gioca d'azzardo è solo un bastardo e un codardo. Avanti, puntare, Pecciotta, puntare. 11, banco vince, sotto la luce del sole. Chi non gioca e mette scuse, gli è cornuto e magari fetoso. Chi gioca con Miale e Milazzo, o esce ricco, o esce pazzo. Sono truccati questi dadi, mia. Sono truccati. Ha truccato i dadi! Ma i voglio giocare da me! Sei smerto di mano solo con i dadi! Se vuoi il nostro aiuto, devi schierarti con noi! No! Faccia così! Allora, la vuoi una mano? No! Decidi? Sì! E fai venire anche tuo fratello Riccio? Riccio sta in galera, ma è innocente! Ci pensiamo noi a farlo uscire di galera, promesso? Sì, promesso, promesso! Attenzione! Attenzione a me, mannaggia! Questa me la paghi! Bravo! Viva capo! Uno per me! Uno pure per me! Fagli vedere chi siamo! Attento! Se io fossi fuoco arderei il mondo, se io fossi mare lo sommergerei! Ma che stai dicendo? Sovverso, sto scrivendo in verso. Allora mi paghi questa! E mo t'ho pagato, va bene. Senti, a proposito di mio fratello Riccio, lui dice che in carcere si trova bene. Tu come lo convinci a venire fuori? Abbiamo convinto te, convinceremo pure lui, vieni. Riccio Milazzo! Assorata! Riccio Milazzo! E a faccia! Hai buttato una bella cosa! Riccio Milazzo! Chi è? È per te! Te lo bevi alla nostra salute! Io sogno già embriaco! Fratozzo! Brinda la vittoria degli italiani! Tutte pazze siete! Qui già fanno le scommesse, ve danno 21! E io tutto sui francesi puntai! Oh, è un patriota! E allora brinda la vittoria dei francesi. In bocca al lupo. Crepa.
Vuoi vedere che chi si è crepato era me? Riccio, fratuzzo mio, se passa un'ora l'antidoto non lo risuscita più. E aspettiamo prima che i frati se ne vanno. Ecco. Quanto è petto? Sembra vivo. Ma è vivo. Ervino avvelenato gli ha dato solo una morte apparente. Ah. Due gocce d'antidoto nelle froce del naso e te le via subito come un picchio. Però bisogna farlo dentro un'ora, eh? E così saremo uno in più. Figurati per fare 13. Non ce la faremo mai, mai, mai. Vabbè, portiamo via il cadavere. Cadavere lo chiami? È malagurio, eh? Voglio dire, portiamo via il morto. Vabbè, pigliamo il vivo e portiamolo via, su. Non gli fate male, fratozzo mio, gli essenzeppi. Ah, brutti bianchi sciagalli! Mi sono piato! Ehi, è la quinta di lui! Che mi frega di... Ludovico! E tu chi sei? Come fai a conoscere il nome mio? C'è un frate solo in tutta la cristianità che usa come arma un rosario di pietra legato insieme dal fil di ferro. Chi sta? Religione pesante. Ludovico d'Arieti. Fiera Mosca. Che vergogna, t'ho lasciato sordato e ti ritrovo ladro dei cadaveri. Ma com'è che sei cascato così in basso? No, ma che hai capito? Sono voluto accompagnare qua Miale che ha dato l'ultimo saluto al suo fratello Riccio, poveretto. Oh. Ludovico d'Arieti. La più grande lama al servizio degli Sforza. Prima di convertirsi alla non violenza. Figuriamoci se non si convertì. Lo posso abbracciare, fra Ludovico? Con te al nostro fianco, non possiamo perdere. Sì, ho sentito parlare di questo scontro, ma non posso. Te prego, non insiste. Vieni, ti voglio far vedere una cosa. Vieni appresso. Voi intanto dite le preghiere per il morto, eh? Se ancora lo chiamate morto, lo picchio per un affronto. Moglie d'osse due gocce di controvelino. Da qua non si vede niente. Qua non ci si vede manco a bestemmiare. E poi senti, non potresti, siamo in chiesa. Ha ragione, per Dio. E beh, andiamo un po' più giusto là, che c'è un po' più di luce. Anzi, lo sapete mo che famo? Gliene mettiamo tre, così si sveglia meglio. Oh, e accendete la candela. La lanterna, la lanterna, piglia la lanterna. Qui se non si sbrighiamo, questo muore. E non poriamo. Vai con la prima. Vai con la seconda e mi ha ammazzata l'avarizia. Oh! Ma è morto un novello. E come sarebbe? Ma stava qui. Ma non può avergli fatto effetto, non gliel'ho ancora dato. E chi san te? San Crispiano. Ecco, la spada mia. L'ho appesa lì. Così bella e così inutile, eh? Mi dispiace, ma ha fatto da lui di spiare con la fede il mio passato di peccatore. Che peccato. Beh, certo. Se San Crispiano m'ordinasse di levargli la de mano, allora... beh, ma mo dovrebbe di lui. Ah, ma perché parla? Sì, una volta ha parlato. Si è messo a strillare, combattete, combattete. Sono corsi tutte le armi, perfino il vescovo. Ma quando? 300-400 anni fa. Oh, da allora n'ha più aperto bocca. Certo che non è un santo tanto chiacchierone, eh? Comunque io non dimentico l'amici. Oh, sarò lo stesso al vostro fianco. Grazie, lo sapevo che dicevi. Con le mie preghiere. Ecco. Hanno rubato il morto! Come? E questa volta l'hanno rubato davvero. In chiesa rubano pure i morti. Sì, questa è opera di quell'impunito maniaco del castello. È lui che mi frega i cadaveri. Ettore, dove vai? Fanfulla, piego, c'è da ieri. Sì, via. Ma dove vai? Quello è un pazzo pericoloso. E se mi faccio rubare anche quei pochi che trovo? Ma Ludovico! Ma sto maniaco tu castello! Coi cadaveri che ci fa? Li dai a pezzi e li studia! È rimasta mezz'ora, sbrigatevi perché sennò lo trovate morto! No! E se lo squarta vivo, quello vede e sente tutto! E vedi? Sarà un piacere lavorare su una così armoniosa anatomia. A me la sega. Non la più grande.
Quella è una strana dentatura per un morto. Tenaglie. Dov'è? Dove l'hanno portato? Non si accedere, voglio prodotto mio, quello che ne resta. Levo tutto acceso. Riccio, vivo è. Per fortuna mi sono accorto un tempo che lei era morte apparente. Da denti. Riccio, fratozzo Carnali, ma che sto scemoneto è? Se voglio comprare il mio cadavere fuffo d'oro, ma io campo 100 anni. Ma te levo un dente, te levo. Vecchio cofatoso. La furia è nociva, figlioli. Avrò il piacere di disarmarvi tutti se m'aggredite cavallerescamente. Vorrei essere io il primo. Sarete una gran lama, signore, ma non poco presuntuoso. E in guai. Mamma, madre mia! Gli uomini di scienza non sono fatti per le armi. Vi farà obbligo di smentirvi, cavalier Fiera Mosca. Bravo! Era un uomo di scienza, bravo! Mi mantengo in esercizio, mens sana in corpore sano. Bravo anche a voi. Ma questo è il colpo di Albimonte la Peretola. Signore di Vadesse e duca di Filettole, sono io per servirvi. Come vedete, so anche come pararlo. A questo punto non mi sembra più il caso di continuare. Ragalo, amici, ho il piacere di presentarvi Albimonte la Peretola, uno dei più grandi spadaccini d'Italia. Con lui al nostro fianco la nostra vittoria è sicura. Attento, Fiera Mosca, state per prendere un abbaglio. Immagino quello che volete chiedermi e la mia risposta è no. Ormai sono votato alla scienza. Ma qua lo fanno apposta, cambiano mestiere tutti quanti. E lasciatemi dire che non sono nemmeno d'accordo con codesta sfida. Noi ci si dovrebbe davvero vergognare d'essere italiani. La vedete questa effigie? Costui gli è un italiano che ci sta coprendo di ridicolo agli occhi dei mondi. Ma chi l'è? Leonardo da Vinci! È un pazzo! Ma giudicate voi, vi prego! Le follie anatomiche su tessuti muscolari. E poi, il volo umano. Questo pazzo sostiene, capite, che l'uomo può volare come cardellini. Non è con una disfida che riscatteremo l'onore dell'Italia, ma confutando le folli teorie di Leonardo. Si fa una scommessa? Se viene dimostrato che le teorie di Leonardo sui volo sono esatte e che l'uomo può volare, io mi immolo. Abbandono la scienza e combatto con voi. Parola d'Albimonte. È già passata la prima giornata e quando ne abbiamo trovato? 2 su 9. Miale Milaz e Ofrata Ambriaco. Ma è un'impresa assurda, non ce la faremo mai. Ci vorrebbe un miracolo della provvidenza, beh. Ma quando si aspetta un miracolo bisogna andare in chiesa, non vi pare? Tutto si è fregato. Gli ori, gli ex voti, i candelabri, tutto. Se non è stato uno dei tuoi, allora è stato Salomone il Calabrese. Sta spogliando tutte le chiese della Puglia, sta carogna. Oh, a Bari si è fregato perfino il trono del vescovo. È un eretico. E non si riesce mai a piarlo con le mani nel sacco. Nessuno l'ha mai visto in faccia. Salomone, hai detto. Che è peggio dell'anguilla. E si è portato via tutto, non ha lasciato niente. Niente. Salomone o Calabrese, eh? Salomone da Cavora. Ma io dico, ve volete fregare la roba dell'Andri? E fregatevela, andate all'inferno, ma rispettate almeno la roba della chiesa. Per me quello sta ancora da queste parti. Speriamo. Appena ho detto messa a ferro un dottore, se il cielo mi aiuta che lo trovo... Se l'ho dato Gesù Cristo, lo dovi. Sempre se l'ho dato, gli spacca il cranio, gli spacco. Tu non ti muovi, che fuori stanno preparando per far parlare San Crispiano. Io penso a Salomone. Amen. Pia, che dico? Tengo l'osso delicato, non tirare, spezza, mi spezzi in due parti. Oh. Tira su la corda. Oh, brutti Milaz, e dalle, e spezza, ma va. Meglio che ti spezzo io, che ti spezzi da solo, cadendo da là sopra.
fatto? Shh! Se ci sente tra Ludovico la testa, c'è stacco! E che sarà mai? Mariano da 3 anni? Non scherzare con quel nome, siamo in un luogo sacro! Ma regge sta colto, no? Segge, segge. Ma insomma, si può sapere questo Mariano da Gianni che cosa fece di speciale? Che cosa ha fatto? Hai mica letto il tasso dell'Ariosto? Io no. E neanche io. Che ha fatto? Cosa lei che la fa? Tu piglia Attila, Riccardo Cuor di Leone, Giulio Cesare, Annibale, miscolo tutto insieme e quelli non fanno neppure un pelo del culo di Mariano da Trani. Non fa rumore, né? Aspetta prima che scenda la notte e quando parli nell'imbuto devi fare la voce grossa, se no fra Ludovico mica ci casca. Oddio, io mi sono scordato le parole San Crispiano. Devi soltanto dire, combatti, combatti, che poi mica sbagliare. Ah, va bene, combatti, combatti. Oh, ma quando si arriva, né? Che sto in paradiso, invece fa San Crispiano, faccio patatermi. Arrivò Napoletano. Tutto bene, tutto bene. San Crispiano, aiutami tu. San Crispiano, fammi sta grazia. Ispiralo tu, convincilo tu. Faglielo capì. Io non ci voglio passare qua là. Io voglio restare qua, San Crispiano, con te e con tutti gli altri santi amici tuoi. Io non ci voglio diventare musulmana, San Crispiano. Oh, e piangere un po', questa lagna. Voi non lo conoscete, giovanale mio, quello ci fanno tutto all'inferno. Ma come lo conosco? Lo conosco, sì, è la vergogna di tutta la cristianità. Uno sporcaccione che vive con 7 concubine ha messo al mondo una schiera di figli illegittimi. No, e no. Poi si è messo a leggere il Corano di Maometto e vuole che se famo tutte 7 musulmane. Io da là non ci voglio andare. E resti di qua, resti di qua, c'è venga a parla io. Non ci avete da venire subito, sto già col Corano in mano. E a te che ti manca? Chi stai a fare qua dentro? A Mark Magda, signor, mi raccomando, signore, ci danno 25 a 1. Sta mai sentendo? Se te manda Ettore per cercare di commuovermi, guarda che ha sbagliato strada. Ma per carità, ormai si sa per voi se non parla San Crispiano. Piuttosto mi dica, ho sentito questa povera santa donna. Come ha detto che si chiama il suo marito, Giovenale? Sì. Il testone, quello della strage di Vetralla? Perché? Te sta venendo idea a te? Chi, me? No, no. Oh, è per me? Beh, non proprio. Anzi, te la devi far rubare. Ma perché? Perché questo è uno specchietto per la Lodole. Ammesso che la Lodole sia raffreddata come lui. Prima di farsi rubare una collana così, Salomone gli dovrebbe staccare la testa dal collo. No, no, Leonore è una brava attrice. Reciterà la parte che gli ho insegnato io. Oddio, hai sentito, zio? Mi ha fatto un complimento. Oh, zio, hai sentito, zio? Mi ama, Ettore, mi ama. Mani. E a me mi serve proprio uno furbo e svelto in mano come Salomone. Lo saccio com'è fatto. E a me non mi potrà dire di no. Un grande onore per me conoscere te e il tuo glorioso legno, Salomone di Cavorà. Posso salire a bordo? Chi dà ci acconsente, io salgo, anzi scendo. Ti leggo negli occhi un'ansiosa domanda. Perché te sono venuto a trovare? Te lo dico subito, Salomone. Ho bisogno del tuo braccio invincibile nella grande sfida contro i cavalieri francesi. Da un po' di tempo ho saputo che ti sei dedicato alla nobile e pacifica arte della pesca. Usando tutta la tua furberia per farla diventare più proficua. È più abbondante. Là là, guarda chi si rivede. Ma io mi permetto di insistere. Questo intanto l'hai rubata, Salomone. E ora che
che ti sei sfogata. Io ti denuncio per furto. A meno che non ti unisci a noi. Sbaglio? Sbagli se... Uè, ma tu sei un poco manisco, sai. Ma io avrò molta pazienza, Salomone. In galera non ti ci vanno, a po'. E ora essere disoccupato. Va bene, ma convinto. Tanto più che l'hanno sempre schifato gli spagnoli. Spagnoli? Francesi sono i nostri avversari, francesi! Beh, che ti ho detto io? Che l'hanno sempre schifato i francesi. E io te credo. Ettore! Ettore! Ho ritrovato! Ma con tutti i sacramenti che abbiamo ti metti a fare il bagno di notte! Ho ritrovato Giovenale, il proscritto di Papa Borgia, quello della strage di Vetralla. Se viene anche lui siamo in sette. Ecco chi sta fa otto. Ova. La cerpa! Bisognava raccoglierla tra 24 ore per essere al punto giusto. Ma io non ce lo sapevo. Tu, Giuseppa. Perché sei Giuseppa, no? Tu potevi andare una perfetta musulmana, ti devi imparare a stare zitta. E dai! Io non ci voglio diventare musulmana. Noi sì. Come te lo devo da dire? E non lo deve dire per niente! Oh! Ve lo volete mettere nella capaggia? Che soltanto la fede di Maometto mi può consentire di sposarla tutto quanto sette? La vogliamo regolarizzare, questa situazione? Chi è? Lo vogliamo dare un padre a queste creature? Papà, senti un po', quella volta a Vetralla quanti ne sbudellasti? Altri tempi. Allora ero un fischello, mi saltava la mosca al naso, te faceva un macello. Allarmi, papà, allarmi! Arriva gente, soffrati! Porca troia! Tutto è posto da combattimento! È quella dannata inquisizione che ha scoperto il mio rifugio! Sì, e mo' rimettete sta cazzarola! Alle armi! Oremo! Ostia, che brut carattere! Chiamala carattere. Qui da Vetralla, 100 soldati di Papa Borgia ha fatto zomba all'aria. E tu come sai? C'ero pure io. Fermati, fratello! Siamo qui per il tuo bene! Che volete? Ma il Papa che ci manda! Papa Borgia ci manda! È impossibile! Con Papa Borgia sono pessimi rapporti! E invece lui che ti vuole bene ci ha incaricato di interessarci al tuo desiderio di diventare musulmano. E come l'ha saputo? Oh, vabbè, Papa! Il Papa sa tutto! Il Papa vede e provvede. Noi volessimo parlare dentro. Egli ti autorizza a diventare musulmano senza andare all'inferno. E ci ha incaricati di darti una bolla speciale, che egli stesso ha redatto con l'autorizzazione. Dammela. La chiesa non fa nulla per nulla, figliolo. Ce lo so. Devi fare una piccola offerta. Una cosa e niente. Per dimostrare la tua riconoscenza, dovrai combattere contro degli eretici francesi che hanno offeso dei cavalieri italiani. Ma il Papa che gli frega? È spagnolo. Oh, vabbè, Papa. Il Papa è al di sopra delle parti. Ma che gli frega degli italiani se è al di sopra delle parti? Che al Papa gli frega degli italiani? Boh. Ma tu vuoi diventare musulmano, no? Sì. E allora accetta le condizioni, solo così il Papa lo autorizza, su. Che te l'autorizza? È il Papa. Eh sì, gli hanno fatto pure il bollo. Per diventare musulmano? Con le sette mogli. Ma io con Maometto non c'ho niente da spartirsi, sì, capito? Manco se l'ha deciso il Papa. E non rompe. Dimmi una cosa, piuttosto. Quanti hai detto che so, sti frati? So sei. Ma so sei. E... rispondimi bene, eh? Gli hanno chiesto niente in cambio? Sì, sì. Ah, sì? Gli hanno detto che deve andare a combattere nella sfida contro gli francesi. Ah!
Sono loro, maledetti! San Crispiano, hai sentito che hanno fatto? Sti miscredenti disgraziati! San Crispiano, dimmelo tu, che devo fare? Rispondi per la Madonna, San Crispiano, che devo fare? Combatti! 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 Mirago! Mirago! Combatti! A faccia solita! Mamma! Oddio! Mamma lo carmine! Ha parlato! Ma quello che è cascato chi è? Non voglio sapere! Non me ne frega niente, per me ha parlato! Combatti! Ludovico D'Arieti! Combatto sì, ma prima devo sistemare che dico io! Bravo! Grazie, padre! Dove stanno i preti francesi? Dove stanno che me lo mangio tutto quanto? Bravo. Per l'amore del Papa mio bello, che bravo, non me lo devono toccare! E calmati! Domani ti batterai al fianco dei più grandi cavalieri italiani. Ettore, Fanful, Romanello, Miale, Riccio. E chi so? E io mica la conosco. Li conosco io! Per San Crispiano! Io mi rombo! Ammazzo a tutti per San Crispiano! Io per Sereno! Ma questo chi è? È un monaco francese che non vuole che facciamo questo accordo, figliolo. Brutto frato burino che non sa altro! Sentite che burbito via la predica! Brutto sporcaccione scomunicato! Fuori faccio, vedi io! Che rotoli? Che rotoli? E che so io che rotolo, siete? Fermati! Tiè! Figlia di sta scargamella! E giù le mani dei miei fratagelli! Ariecchemi! Ti è piaciuta sta mossa? Imbecilli ignoranti! Quelli insoffrati! Come non soffrati? No! Ma se la mannate il Papa! Ma vatta fa... Giovena, ma si proprio capa tosta! Eppure Papa Borgia da non sa che figli non si è mai fatto musulmano! Ma allora mi ha preso in giro! E non si tratta così la povera gente! Oh! Leonardo! Oh! Sono vedere come vuoi! E quello chi è? L'arcangelo Gabriele? Sì, Leonardo! Dio mio, Miracolo! Miracolo, miracolo! Ma quale miracolo? Questo è Albimonte che vola. Leonardo da Vinci, dovunque tu sia, ti do pubblicamente ragione. L'uomo vola. Contro voglia sei riuscito. Amici, l'onore dell'Italia è salvo. L'uomo vola. Oh. Ha fatto la stessa fine di Lucifero, vero Zivre? Hai visto, Leonardo si è vendicato. Beh, certo. C'è ancora qualche ritocchino da fare. Per uno che non ci credeva pure troppo hai fatto. Però la scommessa l'hai persa, eh? E pago. Consideratemi a vostra disposizione. Se ancora mi volete con voi. Come ai vecchi tempi. Coi vecchi amici. Papà, ci vai pure tu contro i francesi. A vedrallo andiamo visto. Ci porti pure noi a vedere la guerra. E combatterò per voi. Bravo! Farò la strage! Per peggio che a vetralla! E allora vincete di sicuro, papà è più bravo di Mariano da Drani! Minchia, anche i vicini tu sanno a sto Mariano da Drani! Ma da che te feci? E adesso congiungete le mani in atto di vassallaggio. Cercherò di non farvi male, ma ricordatevi che è l'unico schiaffo che non va restituito. Chiaro? Signor Fieramosk, pigliatemi con voi. Oggi con mia 18 anni. Una volta stavo pur cominciando a fare un soldato e mi sento molto più sicuro. Al fianco vostro. Vi rimangono poche ore. E come sarete 11? Prendetelo, Fieramosca, e pigliate pure me. Così famo 12. Lui non è troppo giovane, io non sono ancora vecchio. E anche se non so tanto pratico di guerra. Guardate un po' la mano. La linea della vita. E mica è tanto corta. Capitano, siamo in 12. Qua ci stanno altri due. Ma
Propitius est parce nobis domine. Propitius est exaudi nos domine. Ab omni malo libera nos domine. Ab omni peccato libera nos domine. Improvvisa morte libera nos domine. Ab insidis diaboli libera nos domine. Mancano sei ore. Ab ira et odio et omni malo. Ah, si turnasso sto Mariano da Trani. Lo so, ma sta troppo lontano. Però la sfida va a monte se non trova il tredicesimo. Morte perpetua libera nos domine. Per admirabile ascensione tua. Libera nos domine. Ecco, benedite queste. Perché questi? Guardate voi. Le nostre lance saranno più lunghe di quelle regolamentari. Le ho fatte fare da un armaiolo di fiducia. Con queste qui saremo senz'altro noi a toccare per primi. E i francesi con le lance più corte finiranno per terra. Vai, più andiamo. Questo è un miracolo. Ma chi sei? Da dove vieni? Sei qua per dirmi che combatterai con noi? Ma dimmi chi sei. Ehi. No, ma a me i misteri non mi piacciono. Su. Ecco, immaginavo. Ma tu sei proprio pazza. Ma chi ti credi d'essere? Giovanna d'Arco? Ci hai preso. L'ho fatta in commedia un mucchio di volte. Conosco la parte a memoria. Me la caverò meglio di lei, vedrai. No, non vedremo proprio niente, Leonora. Niente. Temo che voi non siete cavalieri. Tra voi c'è un po' di tutto. Siete un popolo. Ma un popolo senza una donna? Che popolo è? Ma queste parole sono belle, sai? E ancora più bella è quella che le ha detto. Ma vattene a casa, no? Le femmine sono importanti, ma non vanno a fare guerra. E allora? È chiaro, non verranno mai. I soliti italiani. I veri cagassotto. Fieramosca da Capua. Bracalone da Napoli. Albimonte da Peretola, Tapoccio da Roma, Ludovico da Rieti, Giovenale da Vetralla, Fanfulla da Lodi, Romanello da Forlì, Carelario da Barlecca, Riccio da Milazzo, Miale da Milazzo, Salomone da Cavorà. E l'ultimo chi è? Sono in 13. Ce l'hanno fatta. Signore, i nostri rinforzi stanno per arrivare. Davvero? Sì. Vai. I rinforzi stanno arrivando. Andiamo. Ah, bene. Vai! Signori, ho saputo adesso che i rinforzi che attendevo sono arrivati. I 3 giorni di tregua sono serviti allo scopo. Che volete dire? Che non vi saranno sfide né tornei né altre sciocchezze. Attaccherò i francesi in campo aperto. Vi ordino di non uscire dalla città. Temo che sia troppo tardi, signore. Siete testardo, Fieramosca. Siete in 13, è vero. Ma non rappresentate che voi stessi. Il vostro orgoglio personale, il vostro gusto per le bravate, la vostra millanteria. Che senso ha battervi? Per che cosa? Capitano di Guadarrama, noi siamo soldati di Ventura. Ma questa volta combattiamo gratis. Ognuno di noi ha uno scopo.
e combatteremo a tutti i costi. Anche contro i vostri soldati, se non ci volessero aprirgli l'opportuno. Vi prego di togliervi di mezzo, signore. Dobbiamo passare. Corsari, ciarlatani, biscazzieri, malviventi, anche un ragazzo e un frate. Tuttavia, uomini come voi sono merce rara. Accetto il rischio. Vi offro quello che posso, 2 ore di tempo. E sarò onorato di essere con voi sul campo quale secondo giudice di gara. La porta! Mi gioco los coglones. Capitano, a voi quanti ne avete? Quasi in tempo. Ma in tempo. Basterà una corrente d'aria per farli cascare. Allora sbrighiamoci. Io non ho fatto colazione. Prima di vendere la pelle, bisogna uccidere l'orso, la motte. Ma io non vedo orsi qui intorno. Vedo un branco di pecoroni. Grossi pecoroni. Non ne deve da sorti manco uno vivo. Quanto è vero Dio! Oh, mamma mia! Ma che cacchio fai? Mannaggia, sfortuna mia, mannaggia. Ma perché si hanno a fare a cavallo sti cose? Si fanno a piedi. Pensavo che fosse una guasconata, invece sta diventando una palla. Basta! Mi dispiace, signori, ma la disfida non può aver luogo. Siete soltanto 12. Adesso siamo in 13, monsieur. Bien, il est temps, monsieur. Il campo è vostro. Scontro all'ultimo sangue. Conoscete le regole. Lancia e spada e poi mazza e ogni altra arma di offesa fino alla morte sul campo o resa discrezione. Dio vi assista. Oh, tenete le lance basse quando siamo vicini, altrimenti si accorgono che sono più lunghe. E vinca il migliore. E ora, secondo la regola dei tornei cavallereschi, gli avversari si scambiano le lance. Non solo più lungo, ma pure benedetto. E dammi a loro. Ci mancava un cambio del lancio, ci mancava. Beh, che? È la regola cavalleresca, no? Siamo cavalieri adesso. No, è che... è cavallerescamente come pollastrelli ci infilano. Wilfer! De Guise, La Palice, Chantilly, Saint-Étienne, Anjou, Beauregard, Châtelain, Devigny, Valois, La Forêt, La Motte. Italiani!
e funzionano, eh! Tu dici a terra è solo il tre a cavallo. Ma che te ne accollo sotto tu? Ammazza che scrocchiata d'ossa! Cornuti! Figlio di puttana! Chi è stato a colpirmi? Cassi mostri! Si faccia avanti se c'è il coraggio! Io sono Mariano da Trani! Coraggio! In piedi! Ma come? Già del ritorno sono! Soldato francese, vi chiedo grazia. C'ho una lettera per mamma mia dalla parte del cuore. Io ce l'ho a testa. Ecco, bravo così, slaccia, slaccia la corazza. Ma sta attento, fa piano che so tutta la piaga. E quando mi ci frega è tutta la finzione. Il sangue è finto, la ferita è finta. E questo è vero. Per Dio, io... Oh, scusa. C'è! E mo... Vaffana! Senti!
m'hai fottu! Vada via il culo! Ma che merda! Mamma mia! Sta sembrando un lapis! Mamma mia, aiutami! Bra! Così! Bra! E così! E muo' così! Qui è il coso! Chiudo la vacca! Pronta! No! Mi arrendo! Mi arrendo! Ho bevuto troppo! Gangone! A noi due! Era là! Madonna mia! Non ho dimenticato l'offesa del maialino! Lascialo a me! Era là! Vieni! Ho sta capaccia ti ho sprecialato a muro! Ma sei? Rentati! Vabbè! Ti sei stancato? No! Lo specchio d'Archimede! Visto che significa conoscere la scienza, ignorante? Vigliacco! La femmina non si tocca manco con il fiore! Ma fino ad usura ci fai! Là! Oh! Sono morto! Ma salvate! La letteratura mi ha salvato! E qua? Io non c'entro! No, non c'entro! Io sono venuto per scrivere! Io scrivano! Io non combatto! No, non combatto! Pigliatelo con un altro! San Gennò, mi ha fatto la grazia, San Gennò. Sì, la morte, a noi due. Lasciala a me, sto fedente mio. Maneggiate la spada come una vaglia. Usa la mazza, caga sotto. Vieni, arrenditi. Ah, perché? Sei disarmato. Mano contro mazza. Questo te lo manda Gaiano. Era un traditore! Non è vero! Ti arrendi? No! Basta, Fieramosca! La vittoria è vostra! E voi, riconoscete il valore del vostro avversario? Oui, lo riconosco. Vittoria!
È stato bello quello che avete fatto. Bragalo! Dammi il manoscritto. Vogliate conservare, capitano di Guadarrama, le memorie delle gesta di 13 cavalieri italiani. Ma qui ci sono solo scarabocchi. Come? E che se che? Ma che fa? Ma voi che volete a me? Io non so c'è scrivere. Tanto voi non sapete leggere. E mo che dirà di noi la storia? Di fronte alla storia che figura ci fa? Oh, Ettore! Se della vittoria memoriali dono. Oh, Ettore! Ma va che la storia quantomeno ne sa. Oh, Ettore! Io snello più bello e più prode ti fa. Oh, Ettore! L'onor, l'onor, horror, la sfida e il campo rivedo ancor. Che far, ahimè, che far, è una visione da cancellar. Piombano all'attacco, sono 13 mandraghe, Bragalon perde le braghe e cade. Gridi, ma che serve, c'ho una squadra di riserve, ne rimetti uno in piedi e già ne cascano tre. Elmi volar, corazze, vedi squarciar, falli su faglio da far, se qua mi voglio salvar. E col linguacchio, col bernacchio, l'italiano questo incontro vincerà. Questa la storia dei miei quattro soldati. Oh, Ettore! Più fame che gloria questa guerra ci dà. Oh, Ettore! Soldati ventura resteremo perché. Oh, Ettore! La nostra sventura è che l'Italia non c'è. Oh, Ettore! Non c'è, ahimè, non c'è, l'Italia a pezzi, non so perché. Chissà, speriamo, chissà, tra due e tre secoli ci